Il programma che non piace. Buongiorno Italia, buongiorno! Buon mercoledì, buongiorno! Oggi è il 20 di maggio 2015! E sarà una puntata meravigliosa perché anche oggi è con noi. Grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno. Marco, noi passiamo, diciamo, questo momento della sigla come smog, diciamo parolacce, cose aggressive. Tu invece amore, pace e gioia. Non... Ma sì, oggi sono felice, ragazzi. Oh, sono felice, sono sereno, sono un uomo veramente realizzato. Si vede la faccia. Sì, lascia stare la faccia. La faccia purtroppo la mia faccia riflette tutto il casino che ho passato nelle ultime due settimane, farei anche tre. Sono stato leggermente teso, stressato. Testicoli gonfi, rotture di palle in generale, però adesso è tutto sistemato. Sì, sembra la periferia di Bari in faccia, più o meno. Ma se mi hai rotto i coglioni che volevi che mi crescessero i baffi, me li sono fatti crescere sui rotti le palle. No, perché non hai fatto crescere solo i baffi, c'è anche la barbetta bianca sotto. Io voglio solo il baffone da fratello Dalton. Sembra Chuck Norris se mi faccio crescere solo il baffo. No, ma lui sta benissimo, però comunque con barba e baffi. Col baffone. No, ma solo baffo, con quel naso, sembra quegli occhiali finti che metti. Lucio Marx dei fratelli Lucio Marx, sì, anche con la barba gli sta bene, secondo me. Ragazzi, scusatemi, prima di collegarci con la prima scenetta di oggi, c'è sta notizia. Io stamattina la leggevo, dicevo: non è possibile. Caro Fabietto, hai letto cosa ha fatto il tuo amico? Chi è il tuo amico? Achille Occhetto. È vivo ancora Occhetto. Ma si parla ancora di quest'uomo che, tra l'altro, è stato l'ultimo segretario del Partito Comunista dell'88. Cioè, nell'89 ha fondato il PDS, si chiamava. Sì, no, nel 90 è stato vicepresidente del Partito del Socialismo Europeo. Sì. Bene, sai che ogni tanto i giornalisti vanno a indagare, no? Quelli veri vanno a indagare, non quelli che scrivono puttanate non senza travaglio. Neanche informarsi. Esatto. Non quelli che scrivono su Belen, cioè. O su Libero. Praticamente Achille Occhetto, cioè un nome ormai dimenticato dal signore anche, percepisce un vitalizio da 5.860 euro al mese netti. Sì. E quando l'hanno intervistato gli hanno detto: mi scusi, ma signor Occhetto, ma lei perché percepisce ancora sti soldi? E lui ha detto: cosa dovrei fare se mi tolgono il vitalizio, di cosa vivrei? Ma vai a lavorare! Vai a lavorare! Avrà 83 anni, dove va a lavorare? Ma ho capito, ma siccome lui ha smesso di fare politica almeno 15 anni fa, avrà avuto modo di trovarsi un lavoro. No, lui è proprio, è dipeso dallo Stato e dalle spalle dei cittadini. Ma come lui, altre 6.000 persone, Marco, ma ho capito. No, ma ha fatto tutto un discorso, dice, di cosa vivrebbe la mia famiglia? Secondo i calcoli pubblicati dallo stesso quotidiano che ha pubblicato questa notizia, finora l'autore della svolta della Bolognina, insomma, ha percepito 632.000 euro, cioè non è proprio, non sono due briciole, ne ha messi via di soldi se uno che, insomma, non ha tante spese. Ma il vitalizio gli spetta, però, Marco. Cioè, sì, il per problema legge, non è che lui prende un vitalizio, il problema è che bisognerebbe elevare i vitalizi. Bravo, però questo è il problema. Quegli soldi ma lui non gli spettano. Ma ho capito, ma lui non dovrebbe star lì a dire: ma la mia famiglia di che cosa vive? Ma mandare a lavorare i tuoi figli. Non è che ha detto che ci va a puttane, insomma. Aspetta, mica finita. Sua moglie percepisce un vitalizio di 3.791, che sommati ai suoi fanno quasi 9.000 euro al mese netti. Quindi voglio dire, cioè, scusa, faglielo spiegare a un pensionato che ha lavorato tutta la vita, che c'ha l'anno spanato. Marco, allora, le pensioni si percepiscono in base ai contributi che versi. Sì, cioè non è che vengono decise a babbo le cifre. Tranne che per i politici, però. E per gli evasori fiscali. Però per il resto, tot soldi versi, tot soldi ti tornano dalla pensione. Quindi se questi pigliano 9.000 euro al mese, vuol dire che hanno versato per tutta la vita contributi all'altezza di 9.000 euro. Ma è così che funziona il sistema pensionistico? Ma no, non funziona così. Il vitalizio viene calcolato in un altro modo. Allora, il vitalizio ti spetta in quanto politico. Cioè, in quanto politico, dopo un tot di legislatura, ti spetta un vitalizio. Ma perché? Leviamolo. Ma infatti, leviamolo. Ma lui ce l'ha, se lo tiene. Che cazzo fa? Ma poi sta lì anche a piangere. Ma c'è, cosa c'hai? Se anche tu che stai ascoltando lo zoo non hai capito chiaramente quello che sta accadendo, dona il tuo corpo per fare Frankenstein. Ma perché? Stiamo cercando volontari che donino il proprio corpo per fare Frankenstein. Il mio, vabbè, chi lo vuol fare, scusa? Se tu nella vita non hai uno scopo, comunque non stai riuscendo e non percepisci un vitalizio,
Poi, ecco, puoi morire e donare il tuo corpo per fare Frankenstein. Noi stiamo cercando corpi per fare Frankenstein. Anche porzioni di corpo. Abbiamo la tecnologia necessaria. Sì. Saremo, sì, i primi in Italia ad avere Frankenstein. Ma si possono donare anche piccole parti, tipo la bile. Puoi anche donare parziali parti del tuo corpo, perché Frankenstein è cucito. Sì, certo. Comunque, Fabio, tu fai tanto lo spiritoso. Ma di tutto quello che hai versato dell'Empas, lo sai che non prenderai mai un cazzo, lo sai, vero? Nulla. Ma questo, vero, infatti, questo è il grosso problema. Che noi, i lavoratori dello spettacolo ai tempi non c'avevano l'INPS, avevamo l'Empals, chiaramente, sì, apposta per i lavoratori dello, sì, spettacolo. Tutti i soldi versati, ciao! No, ciao, ma sai perché? Sai perché? Bambina! Perché l'Empals era l'unico ente pensionistico in attivo. Sì, per, sì. Sai perché tendenzialmente chi fa il nostro lavoro crepa sul palco, grosso modo. Cioè, no, speriamo, è vero, tu prendi tutti i cantanti famosi, lavorano, sì, tutti, sì, fino all'ultimo giorno, quindi nessuno, sì, ci va in pensione, a parte Gino Paoli che l'hanno fatto presidente della SIA e si è fottuto lo soldo. Vero, però per il resto tendenzialmente gli artisti muoiono sul palco, quindi nessuno ha mai preso la pensione. E faceva gola questo tesoretto. E lì, certo, che cosa ha pensato bene di fare? Se l'è acchiappato e se l'ha tirato in casa. Porca. Così tutti quelli che muoiono di fame facendo i karaoke sulle navi non sapranno di cosa campare, non come noi che siamo miliardari con lo stipendio Fineco. Bravo! Tutti quelli che sono sulle navi, che si spaccano il culo per fare il karaoke, questa, ecco, gente morirà di fame! Cino dei tre tre, non arriva la fine del mese! Poi non parliamo di navi, per favore, che ci sono dei precedenti nel programma, vero, caro fratello Spy? No, tuo fratello. Ciao! Sai che questa la imiti bene, però, grazie. Devo essere sincero, questa era Spine, vai maestro, vai. Ciao. vai. È uguale. Predolin hai fatto, vero? Sì, sì, sì. Ma attenzione, siamo arrivati alla puntata numero 121 della soap opera più amata dal mondo. Ritornano i dissapori.